Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Rita ed è un sacco di tempo che non faccio video su YouTube. E tra l'altro sto riregistrando questo video con il telefono perché con la macchina fotografica ho avuto dei problemi, quindi sarà un po' strano perché la fotocamera del telefono interna è lì e io in realtà guardo lo schermo, ma tant'è. Oggi sono qui per parlarvi di un libro che mi è stato gentilmente inviato dall'autore che ringrazio tantissimo e il libro in questione è AI Burnout Pandemia. Ora con la copertina tutto bianca si vede gran poco. E appunto mi è stato gentilmente inviato dall'autore, e tra l'altro questo è un libro anche scritto in due lingue. Instagram ho già postato la foto di questo libro con la recensione e quindi riporto anche, diciamo, i miei pensieri qui in formato video. Di tutto, diciamo che è un copione trascritto su carta in quattro atti perché è pensato come opera teatrale. E come ambientazione, come sfondo abbiamo la pandemia che sfortunatamente stiamo vivendo. E vai, anche se appunto questo sicuramente è stato fonte di ispirazione per il nostro libro di cui parliamo oggi. Tre, e Stefano Giglio, l'autore, è anche secondo me, a me piace definirlo un ponte tra Italia e Giappone perché è appunto un autore e anche presenta delle mostre artistiche sia in Italia che in Giappone. Infatti all'interno del libro ci sono anche delle foto di opere d'arte e quindi che sarebbero dovute essere anche ad una mostra che purtroppo a Tokyo, che purtroppo è stata sospesa. Il libro è edito da Montabone Editore, costa 25 euro, lo potete trovare dalla Feltrinelli, IBS e librerie universitarie. A far da protagonista, diciamo, principale come sfondo della storia è la pandemia, dove all'interno si muovono altri personaggi, principalmente Dharam e Kate, che sono due dei protagonisti che cercano inevitabilmente la libertà in un mondo in cui purtroppo ci è stato imposto di non poterla cercare, di dover restare rinchiusi in casa e perché altro non si poteva fare. E appunto i due cercano un posto dove sentirsi di nuovo vivi, di nuovo in un posto normale e anche di poter tornare finalmente a viaggiare e a scoprire il mondo. Siamo introdotti attraverso ovviamente la descrizione della scenografia, l'entrata e l'uscita dei personaggi e ad esempio le azioni che compiono scritte in modo didascalico perché appunto dovrebbe essere un'opera teatrale. La scenografia e anche un po' la copertina, tutto questo bianco, a me hanno fatto pensare un po' alla costrizione, alla prigionia quasi, non so perché tutto questo bianco mi soffocasse un po'. Credo che vederlo su un palco sarebbe stato molto molto d'impatto. Che appunto questo set molto minimal che ricorda, no, il trascorrere dei giorni tutti uguali, perché ovviamente essendo in casa non è che potevamo fare chissà cosa, almeno per me sono stati giorni tutti molto uguali. I protagonisti si spostano tra Giappone, Indonesia e Italia ed è appunto per questo anche che il libro, l'autore, tutto quello che dice secondo fa da ponte, perché partiamo da Giappone per poi arrivare fino in Italia a parlare anche di teatro, che ovviamente è stato uno dei settori più colpiti sicuramente durante la pandemia. Anche adesso i concerti è tutto ancora molto vago, non si capisce ancora bene, quindi è, diciamo, un punto, il teatro è il punto focale anche del libro e dell'opera. E AI Burnout Pandemia, anche questo soprattutto quasi un inno al voler tornare liberi, al voler tornare sul palco, al voler godersi la teatralità, al voler godersi uno spettacolo in tranquillità, seduti sulle poltrone a recitare, quindi davvero a una rinascita anche dell'arte. I protagonisti appunto affrontano un dialogo tra di loro in cui dicono che vogliono tornare liberi e Dharam viene contattato spesso dal signor Volpe che gli dice che devono continuare a spostarsi e lui deve continuare a fare un lavoro. È tutto molto onirico, poco tangibile, però leggendo e soffermandosi un po' di più su alcune scene si comprende come quello che stia accadendo sia in realtà quasi una ricostruzione appunto onirica della pandemia e di che cosa si sarebbe voluto fare, di come e che si sarebbe voluti scappare da quella costrizione. A parer mio, ho perso qualcosa della storia perché non avendo potuto vedere gli attori che interpretavano i personaggi sul palco e magari essere, diciamo, presa a 360 da questa storia, mi sembra di
essermi perso qualcosa, o comunque quando ho finito di leggerlo, che alla fine comunque è cortissimo, perché appunto sì, sono quattro atti, però contate che è diviso in due parti, prima in italiano e poi in giapponese. Cioè, sono rimasta un attimo lì a riflettere, a mettere in ordine le idee, cose che secondo me con una presentazione, con anche una chiusura su un palco sarebbe stato molto, molto più di impatto, e anche la scenografia secondo me avrebbe fatto capire molto meglio il messaggio che si voleva trasmettere. Poi io sinceramente parlo anche un po' da ignorante in fatto di teatro, perché ok, sì, mi piace andarci eccetera, ma non sono studiata, diciamo, in questo ambiente. Camion che passa. E appunto non aver potuto vedere l'interpretazione degli attori sul palco è stata una mancanza. Le note del Giappone sicuramente si sentono, sia magari nei dialoghi che anche nella scenografia presentata. È stato un viaggio molto particolare, un po' intenso da una parte, perché è veramente stranissimo il fatto di leggerti qualcosa che sta accadendo in modo molto contemporaneo, quasi simultaneo a questa storia che è così recente. Io ho avuto abbastanza l'avversità inizialmente quando uscivano i primi libri sulla pandemia, tutti un po', diciamo, su teorie strampalate, però questo qui, che è appunto una riflessione quasi sul nostro inconscio, di come si sentiva durante la pandemia, l'ho apprezzato un po' di più, e probabilmente l'ho anche apprezzato perché deriva anche un po' da un ambiente che mi manca e che mi è familiare, ovvero quello del Giappone. Quindi è stato molto bello anche vedere, è una cavolata, però insomma, anche le scritte in giapponese, i dialoghi in giapponese, che sfortunatamente io ho perso tantissimo, e poi sapevo pochissimi kanji, quindi non lo saprei leggere. Ci sono alcuni errori di battitura, ma credo sia anche abbastanza normale, perché non so se sia stato scritto prima in italiano o prima in giapponese, quindi magari con la traduzione si è perso qualcosa di grammatica. È stato un viaggio molto bello, però durato poco, però appunto mi ci sono immersa molto. E soprattutto un po' inquietante anche del fatto che alcune sensazioni fossero le stesse magari che sentivo io, ovviamente le sensazioni che io ho estrapolato magari dai dialoghi, perché essendo appunto un'opera teatrale, principalmente tutto a dialoghi, proprio come se fosse un copione, e quindi è quello che io ne ho estrapolato. È stato particolare, ma allo stesso tempo probabilmente catartico. Questa parola, no? Molto strana e anche comune quasi all'arte, all'opera teatrale, secondo me è una parola che mi piace molto accostare a, che ne so, alle mostre o ai libri, perché o ai pianti catartici, insomma. E quindi ne sono stata molto contenta. Sono stata contenta di aver conosciuto l'autore, che il fatto che mi abbia inviato questo libro, di averlo potuto scoprire e di aver potuto scoprire il fatto che presentino spesso delle mostre sia in Giappone che in Italia, che siano molto presenti. Vi lascio qui sotto magari qualche articolo di giornale che sono anche andata a leggermi per questo libro e per le mostre, appunto, perché magari qualcuno di voi le può vedere. E anche alla casa editrice, vi lascio tutti quanti i link ovviamente qua sotto in descrizione, quindi se siete interessati magari alle mostre o fanno spesso delle presentazioni in una libreria, vi lascio appunto qualche articolo di giornale dove ne parlano, dove fanno vedere qualche foto, quindi se siete interessati magari andate a sbirciare, specialmente se magari siete nelle vicinanze e potete andare a vederla. Credo che sia a Milano, io sono leggermente distante da Milano, però deve essere molto interessante. E quindi qui sotto trovate tutti quanti i link, vi lascio il link anche per acquistare il libro, se vi va. Non è un link affiliato, semplicemente vi lascio quello sia di Feltrinelli di ABS, che sono i siti in cui credo si vada meglio ad acquistare, o almeno che io ho utilizzato. Non ho mai utilizzato libreria universitaria, quindi non so effettivamente se si possano acquistare o solo noleggiare. E niente, se per caso qualcuno di voi lo ha letto, fatemi sapere, e se andate sul sito di Feltrinelli ABS Libreria Universitaria, ovviamente trovate anche la mia recensione, oltre che trovarla anche su Instagram, che vi lascio sempre qui sotto nell'info box. Ormai non so più fare video su YouTube, e
niente, spero che il vostro settembre stia andando bene e che la situazione ovviamente sia un po' migliorata rispetto ai primi mesi del 2020 della pandemia. Vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima.